Ciao ragazzi, sono Paul e in questo video voglio spiegarvi Run to You di Bryan Adams. Run to You è un brano contenuto in Reckless, un disco degli anni 80, precisamente 1984, l'anno di pubblicazione, un disco che ha venduto oltre 12 milioni di copie e che all'interno ha dei singoli veramente importanti per la carriera del cantautore canadese, tra cui Summer 69, Heaven e appunto Run to You. Run to You è un brano prettamente chitarristico. All'interno abbiamo dei cliché che dobbiamo assolutamente imparare per renderci conto di quanto è importante conoscerli, ed è un brano che ci può veramente insegnare a gestire l'arpeggio. L'arpeggio è una soluzione che negli anni 80 è stata veramente adottata da un sacco di band, da un sacco di artisti. Cito anche Andy Summers dei Police, che si è costruito una carriera arrangiando in questo modo. Ho deciso di suonarvelo in Unplugged perché un po' di tempo fa ho visto un video di Bryan Adams che suonava questo brano in Unplugged in una trasmissione televisiva statunitense, e mi sono reso conto che questi brani veramente sono sempre grandi brani, sia in chiave Unplugged che in chiave elettrica. Ho usato la mia J45 Gibson, una chitarra acustica tra le più usate, con l'ausilio del capotasto mobile, che è una caratteristica di questo brano. Il capotasto mobile ci aiuta a muoverci con più agilità, andando a sfruttare anche delle tonalità che di solito non usiamo. Questo ci dà anche un grosso aiuto nell'eseguire, come in questo caso, dei riff con delle corde aperte in posizioni meno usuali. Come al solito in post-produzione ho aggiunto un po' di riverbero, una compressione sulla mia chitarra acustica. Andiamo subito a vedere l'esecuzione, a dargli un ascolto, e ci vediamo qui per il tutorial. Subito dal main riff che, diciamo, caratterizza tutto il brano. Con l'ausilio del nostro capotasto mobile, in verità andiamo praticamente a suonare non un Mi 5, anche se questa posizione è quella del Mi 5, ma andiamo a suonare un Fa diesis minore 7, ok? Anche se non suoniamo la terza minore, è omessa, ma capiamo naturalmente che è tratto da un Fa diesis minore questo tipo di arpeggio. Quindi il nostro pattern è giù, giù, su, giù, giù, su, giù, giù, su, giù, giù, su, giù, su. Ok, questo è il pattern che usiamo e che uso per eseguire il riff. Vi consiglio anche di suonarlo tutto in downstroke. Quindi questo è un La 5. Questo praticamente è un Si sus4, perché
suona sia la terza che questa quarta. Ok? Vedete bene l'alternata, ok, il pattern sia in downstroke e sia in alternato nell'ultima parte del pattern. Pre-chorus abbiamo un re 5, mi 5 e poi un do diesis minore, ok? Andiamo a sfruttare bene le corde vuoto con la corda numero 4 che risuona e il mignolo sulla corda numero 3 al tasto numero 9 in questo caso, tenendo conto anche proprio del nostro capotasto, ovvero della nostra chitarra, ok? Se non tenessimo conto del nostro capotasto saremmo al settimo tasto, ok? Vedete come vado a... Poi il nostro... Adesso andiamo al riff del ritornello, il nostro classico riff alla... ACDC, fa diesis 5, la 5, mi 5, si 5, ok? Andiamo subito invece al bridge, che questo praticamente è un arpeggio sus 4 del fa diesis maggiore. Vedete come cambia di tonalità dal minore che faceva insomma partire il brano, c'è questa piccola variazione armonica, dal fa diesis minore andiamo al fa diesis maggiore, in verità sus 4, con poi l'arpeggio maggiore del fa diesis, stessa cosa sul mi sus 4 e mi maggiore, stessa cosa sul re maggiore, re sus 4, scusate, re maggiore. Vi invito a suonarlo tutto in downstroke, ma potete anche naturalmente eseguirlo in plettrata alternata. Ok, vedete l'alternata? O il downstroke? A me piace più il downstroke. Bene, per questo video è tutto. Se non l'hai ancora fatto, ti invito a iscriverti al nostro canale e a unirti alla nostra community su Patreon, dove avrai libero accesso a backing tracks, tabs e tanto altro ancora. Ti lascio qui sotto il link in descrizione. Qui di fianco invece ti lascio le nostre playlist per iniziare a fare davvero sul serio con la chitarra. Ciao!